Assessore Pasquali è una delle deleghe del quale si occuperà, si tratta della sicurezza, uno dei temi che è stato più al centro della campagna elettorale e anche un tema particolarmente sentito dai cittadini. Sì, è un tema particolarmente sentito, soprattutto in determinate zone della città, tra cui appunto quella della Darsena e quella di Piazza del Popolo in particolare. Credo che sia necessario, diciamo, fare degli interventi a brevissimo termine, a medio e lungo termine. Ecco, per quello che mi riguarda, ho già preso contatti con il comandante della Polizia Municipale Aloi, al quale ho appunto rappresentato la situazione che mi è stata riferita sia dagli esercenti della zona della Darsena sia appunto dai residenti, e a brevissimo dovrei incontrarlo insieme al sindaco Russo. Nelle ultime settimane, infatti, ci sono stati proprio problemi per quanto riguarda raid vandalici in Darsena, ma non solo, anche in Piazza del Popolo, sia nel parcheggio che nella piazza, con il comitato che ha chiesto proprio un intervento del nuovo sindaco per far sì che la piazza riviva e che non ci siano più problematiche di tipo delle problematiche che riguardano le violenze o i raid vandalici. Come dicevo, sono interventi diversi, cioè quelli diciamo principali immediati sono quelli di presidio del territorio, e ovviamente su questo si chiede l'intervento e la collaborazione sia delle forze dell'ordine che appunto della Polizia Municipale, come dicevo prima. Poi ci saranno, ma questo ovviamente lo vedremo più avanti, degli interventi e della programmazione a medio e lungo termine, cioè sulle politiche della sicurezza. Su questo appunto magari ne parleremo più diffusamente, perché ho in mente dei progetti anche insomma in collaborazione con altri assessorati, proprio come diceva il nostro sindaco Russo, per interagire e fare delle azioni in sinergia con gli altri assessori. Un'altra delega importante riguarda il ciclo integrato dei rifiuti, un altro tema anche questo di campagna elettorale, Certo. e si andrà verso un cambiamento con la raccolta differenziata per Savona. Un tema importante riguarda il nuovo centro raccolta rifiuti che era previsto per quanto riguarda la maggioranza uscente a Legino. Avete in mente di posizionarlo da un'altra parte? Ma su questo si era già espresso appunto Marco Russo in campagna elettorale, e certamente è uno dei temi principali che sono prioritari dell'agenda di Marco, appunto, e dell'agenda anche mia. Quindi sicuramente prenderemo contatti con chi aveva detto che su quel sito non si poteva più diciamo avere lo stoccaggio, e quindi cercare di trovare una soluzione perché non sia lì dove ci sono tutte le attività insomma principali degli abitanti. Quindi si cercherà sicuramente una soluzione alternativa. Un passaggio, una raccolta di rifiuti vorrà dire anche cercare di aiutare i cittadini a un passaggio di questo tipo. Avete idee, ci sono iniziative per sensibilizzare la popolazione quando avverrà di fatto il passaggio? Certamente dovrà essere studiato intanto, diciamo, in accordo e anche in condivisione con i cittadini, perché non tutte le zone della città sono uguali, non tutte le zone della città hanno le stesse problematiche. Quindi sicuramente nel piano industriale di Contarina è prevista anche diciamo, l'informazione per quello che riguarda i cittadini, e sarà sicuramente preliminare e prioritario per poi essere operativi con il porta a porta.